Presidente, ha detto che questo bagno di folla, questa partecipazione è la candidatura più bella che lei poteva chiedere. Ma ho detto che praticamente questa sera, grazie a 60-70 circoli che hanno promosso questa manifestazione, il Partito Democratico Calabrese si è ritrovato in massa in questa iniziativa bella, la comunità dei democratici appunto si è ritrovata ed è un atto, come dire, positivo questo, non è uno strappo, non ci sono tifoserie, come avete visto c'è stata una discussione pacata, una discussione responsabile ed è stata espressa la preoccupazione che si possa trovare il percorso democratico per le decisioni che ci attendono. La Calabria deve essere rispettata, la Calabria è una regione che vuole decidere e i democratici calabresi dentro la Calabria sono una forza importante che ha una storia e che appunto ha il diritto di poter decidere candidati, di poter decidere programmi, di poter decidere le alleanze necessarie per il governo della regione e per il futuro di questa regione. Tanti segretari di circolo saliti sul palco, oltre a testimoniare la bontà del lavoro svolto, a ringraziarla per quanto fatto in questi anni, chiedono fondamentalmente il rispetto delle regole e la reale possibilità di partecipare a queste decisioni, come faceva accenno, senza imposizioni da parte del commissario. Appunto di questo si è discusso stasera, del diritto a poter decidere nel rispetto delle regole, non ci possono essere decisioni che calano dall'alto. Il commissariamento regionale del partito non annulla la realtà del Partito Democratico, la realtà del Partito Democratico è fatta di tanti circoli, di tanti militanti, di tanti dirigenti, di tanti sindaci che stasera erano in grande parte qui e che appunto meritano rispetto e meritano ascolto. Noi ci siamo impegnati nella trincea del contrasto alla criminalità e dell'affermazione della legalità, nella utilizzazione delle risorse siamo animati da questa bussola. Abbiamo messo in liquidazione tantissimi enti che costituivano tante case matte di clientela, di malaffare, eccetera. Abbiamo avviato un'opera di bonifica, certo c'è tanto da fare, ma sul contrasto alla criminalità e per l'affermazione della legalità ci siamo spesi in prima linea.